Perfetto, quindi ci siamo, ben trovati, buon venerdì mattina, è il 4 di giugno ed eccoci all'ultimo degli incontri, degli appuntamenti che ci hanno accompagnato tra maggio e giugno, davvero tutti molto interessanti, che ho avuto anch'io il piacere di seguire direttamente con voi, essendo direttamente coinvolto, ho imparato qualcosa anch'io. Assolutamente molto molto bello. Grazie per questa bella possibilità, oggi parliamo di formazione, alimentazione e territorio, tradizione agricole, cultura e turismo in Franciacorta. Tutte questioni che stiamo imparando ad appassionarci, in qualche modo a conoscere delle belle possibilità in vista del prossimo futuro di una terra davvero che può esprimere tanto. E a questo punto però non sarò io a raccontarla, e a proposito, per una questione di educazione, mi presento da solo, sono Luca Riva e sono negli studi bresciani di Radio Bruno, come potete vedere qui dietro, e a questo punto possiamo andare con la presentazione degli splendidi relatori che cercheranno di farci capire meglio le tematiche in questione. Quindi un caro saluto lo mando subito a Luigi Cavagna, rettore dell'Accademia Symposium. E a questo punto grazie per essere qui con noi, anzi presto spero di venirla a trovare perché sono particolarmente curioso di venire in questo luogo meraviglioso di cui per ora ho solo sentito parlare. Ben trovato. Forse il microfono. Ecco, Ecco grazie, qua. grazie a voi dell'invito. Grazie. Ci mancherebbe, è davvero un piacere nonché un onore. Andiamo a salutare il presidente della Fondazione Cogeme, Gabriele Archetti. Ben trovato, presidente. Grazie, grazie a te Luca e grazie a tutti gli ospiti. È davvero un piacere avere con noi una figura che a me è molto cara, ma come ripeto, è un gran lavoratore, è una persona sempre impegnata. Ci siamo visti anche recentemente. Vado a salutare il presidente del Consorzio Tutele del Franciacorta, Silvano Brescianini. Ben trovato, presidente. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. E a questo punto poi si aggiungeranno, presumo, anche altri ospiti, ma andiamo a salutare un caro collega che ha fatto e sta facendo un lavoro enorme con la rivista AB Atlante Bresciano, quindi abbiamo il piacere di avere con noi il direttore Nicola Rocchi. Ciao Nicola. Ciao, ciao, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Diciamo che rispetto all'ultima volta che ci siamo trovati, ho avuto modo di andare a comprarmela, la rivista, e quindi di poter leggere le meravigliose pagine e immagini che avete regalato della Franciacorta solo come può fare AB, devo essere sincero, perché spesso, insomma, si inquadra Luca, hai dei è problemi bloccato. con la connessione internet, con la banda e non ti sentiamo. Proviamo a vedere se riusciamo a recuperarlo. Proviamo a vedere se disattivando il video riusciamo a sentirlo. Luca, tu ci senti? Adesso forse. Alleluia, alleluia. Eccoci. Ci siamo? Ti abbiamo tolto un secondo il video perché avevi problemi di banda. Ti Ok, chiedo io se guarda. puoi riattivarlo. Lo riattivo con piacere, anche se è meglio di no, per coloro che ci stanno seguendo. Non, io la connessione ho massima, e la cosa curiosa è questa. Comunque, beh, se si risente la voce, direi che è già una cosa buona, Sì, ok? sì, sì, sì. Però Ecco, direi di valuta tu se passare. tenere il video attivo oppure no in base alla tua connessione. Ecco, su quello senza problemi. Perfetto, ecco, purtroppo se mi baso la connessione dovrei tenere il video, ma quanto sembra la mia linea mi fa qualche piccolo problema. Ad ogni modo, eccoci qua, dicevo, partiamo con un saluto, un contributo video che ci viene proposto dall'assessore regionale Fabio Rolfi, assessore regionale all'agricoltura, ci racconterà dello sviluppo agricolo e società del futuro nei prossimi 2 minuti e mezzo. Grazie. Un saluto agli amici della Fondazione Cogeme, purtroppo oggi non riesco a onorare
la presenza che avevo annunciato per sopraggiunti impegni, ma ci tenevo a portare un indirizzo di saluto e a congratularmi anche per l'intuizione di questo particolare specifico convegno che dal titolo credo evidenzi un ruolo importantissimo che l'agricoltura, il cibo, il food and wine avrà nel futuro post-Covid, non soltanto in quanto produzione di cibo, di vino, di qualità, ma proprio come vettore che può trainare il turismo, la ripresa territoriale, rendendo un territorio più attrattivo, perché dietro l'agricoltura, dietro un prodotto, se mi faccia corta, pensiamo al vino, non c'è soltanto la vigna, non c'è soltanto l'importante attività e abilità dell'imprenditore agricolo di garantire un cibo, in questo caso una bevanda, di qualità, apprezzata e in grado appunto di suscitare emozioni, ma c'è anche un territorio, c'è un ambiente, c'è un paesaggio, c'è un territorio che ha contaminazioni tra cultura, arte, storia, identità, esperienze, insomma il cibo, il vino può essere un'esperienza a 360 gradi, quindi il dovere nostro a partire dalle istituzioni ma anche dagli operatori territoriali nei prossimi anni a venire anche nelle programmazioni comunitarie, pensiamo al PSR, alla PAC, all'attività di GAL sul territorio che dovremmo costruire è proprio questa, cioè quello di fare in modo di non limitarci unicamente al sostegno della produzione agricola, per quanto fondamentale, ad aiutare l'azienda ad essere ancora più sostenibili, visto che il consumatore lo chiede e riconosce un valore a questo processo. Siamo in un territorio che ha fatto i conti a casa in termini di sostenibilità in maniera molto forte con la transizione biologica in maniera molto marcata, ma anche lavorare affinché l'agricoltura sia sempre più al centro dell'attività di promozione territoriale, che intorno al cibo si costruisca questo progetto di filiera fondamentale per valorizzare un territorio dal punto di vista della sua complessità di offerta, che è ricca di tanti elementi, ma che ha al centro una grande valenza, che è quella della bontà dei prodotti che produce. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a questo punto all'assessore Fabio Rolfi, e ha sicuramente dato delle indicazioni importanti che a questo punto condividiamo subito con i nostri ospiti, e condividiamo subito il tema della formazione, poiché l'esperienza educativa dell'Accademia Symposium è sempre stata utile, ma potrà esserlo ancora di più sul tema formazione. A questo punto darei subito la parola al rettore dell'Accademia Symposium, Luigi Cavagna. Grazie, a lei la parola. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per questo invito. Entro subito nel tema dicendo che la nostra accademia si pone proprio al centro della Francia Corta e devo dire che quando nel 2018 abbiamo cominciato il primo corso con i ragazzi un po' più piccoli dell'IFTS, quindi i ragazzi sostanzialmente subito dopo le medie, abbiamo prima di iniziare fatto una sorta di indagine per capire dal punto di vista delle aziende della Francia Corta quali erano le domande, perché la nostra scuola ha come obiettivo primario quello di fornire a questi ragazzi tutte, diciamo, le caratteristiche che sono caratteristiche importanti per poter in qualche modo inserirsi nell'ambito lavorativo della realtà della Francia Corta. Abbiamo fatto quindi un'indagine sul territorio, abbiamo studiato diversi percorsi. Io, prima di spiegare questi percorsi, vi dico che diciamo la prima cosa che ci tengo a dire è che la sede di questa accademia è un convento francescano che c'è dal 1532 a seguito di un voto che aveva fatto il conte Scipione Provaglio, e quindi è proprio grazie a lui che c'è questa presenza fin da allora. I frati sostanzialmente in maniera attiva dal 1600 con varie vicissitudini che ora non sto qui a spiegare, ma oggi quello che noi vediamo è un convento formato da una parte antica, appunto quello del 600, e una parte sostanzialmente moderna dei primi del 900, quando i frati hanno pensato di far diventare Rodengo Saiano un po' la fucina dove poter istruire, formare, lanciare i frati. Pensate che già negli anni 30 avevamo 140
fratini, così li chiamavano perché li vestivano proprio come dei frati. Qual è la caratteristica di questo luogo? Un luogo che armonizza molto bene la storia antica e la storia moderna. L'attuale, diciamo, restauro che è stato fatto e adattamento alla scuola ha mantenuto infatti i criteri di un rispetto storico anche del luogo. È talmente bello, armonico il luogo che noi diciamo sempre già la bellezza di questo luogo educa. Educa i nostri ragazzi a che cosa? A sostanzialmente i ragazzi un po' più piccoli, quindi quelli da dopo il diploma di terza media, ad affrontare due percorsi. Il primo percorso l'abbiamo chiamato trasformazione agroalimentare. In questo percorso i ragazzi imparano e cominciano ad accostare, diciamo, il mondo della trasformazione agroalimentare, pane, macelleria, il vitivinicolo, quindi le cantine, tutte le realtà che sono un po' le realtà caratteristiche anche della Franciacorta, molto variegate, che non si possono, come dire, sintetizzare solo nel discorso vino, perché la Franciacorta è anche molto di più. È storia, è, come dire, realtà anche di macelleria importante, è allevamento, è ecco, un pezzo di terra nel quale ci siamo inseriti anche come scuola e abbiamo e stiamo ancora adesso ci stiamo stupendo delle tante realtà che ci sono. Allora, i ragazzi fanno questo percorso, possono fare questo percorso di trasformazione agroalimentare dove il primo anno sostanzialmente provano un po' tutti gli aspetti e gli ambiti e poi dal secondo anno si specializzano in uno di questi. L'altro percorso è quello del turismo, importantissimo nella Franciacorta, tema molto attuale, anzi il tema più attuale, proprio se stiamo nella Franciacorta, è che ci è stato suggerito dall'amico e presidente Silvano Brescianini, è l'enoturismo, quindi proprio tutto quel mondo legato al turismo e legato ovviamente alla realtà che è principale, che è quella del vino in Franciacorta. Quindi due percorsi. Abbiamo però, e questa era l'ambizione iniziale, l'idea di fare alta formazione, cioè non solo la formazione che potesse dare, come dire, uno sbocco immediato ai nostri ragazzi subito dopo le medie, ma potesse offrire un percorso anche superiore di alta specializzazione. Così abbiamo aderito al sistema ITS e abbiamo creato tre percorsi. Due sono già avviati, il terzo si avvierà proprio a partire da settembre. Il primo, lo storico, è quello dello smart manager dell'enoturismo. Il secondo percorso è il manager dei processi agrozootecnici, quindi sostanzialmente la gestione di un'azienda agricola. Il terzo è il manager dei processi enologici e viticoli sostenibili, con questa idea della sostenibilità che è un altro dei grandi temi che adesso si stanno affrontando. Allora, tre percorsi ITS della durata di 2 anni, costruiti insieme all'Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà appunto di Agraria di Piacenza. Ci tengo a sottolinearlo perché devo dire che la credibilità e potrei dire dal punto di vista scientifico anche la costruzione dei corsi ha il supporto, il sostegno e potrei dire anche l'attiva collaborazione dell'università. I nostri docenti sono quasi tutti docenti che vengono appunto dall'Università Cattolica di Piacenza. Questo ha permesso quindi di realizzare un sogno che è quello di fare alta formazione. I nostri ragazzi dell'ITS, che ovviamente sono partono dal post diploma di superiore fino a un'esperienza che può arrivare fino ai 30 anni, cioè noi accogliamo questo range, diciamo, di persone, possono fare esperienza concreta sul campo, possono, come dire, vantare anche la possibilità di avere all'interno dell'Accademia anche un'azienda agricola che è abbastanza strutturata, adesso sta dando i suoi primi frutti, cioè l'idea che si possa gestire anche all'interno un'azienda agricola può in qualche modo aiutare i nostri studenti ad essere anche protagonisti. Non siamo ospiti presso una struttura, ma siamo proprio protagonisti nella nostra struttura. Tutto questo per dire che l'Accademia Symposium si pone questi obiettivi, quelli di
fare formazione, fare esperienza, ma anche l'altro obiettivo che mi sono posto come rettore è quello di riconsegnare le bellezze di questo posto, del convento e di tutta la struttura adiacente, alla gente che la gente del paese, ma non solo, a questo punto a tutta la gente che può intercettare questo posto come uno dei posti storici dove c'è anche spiritualità, perché c'è la spiritualità francescana. Io tutte le domeniche celebro la messa e faremo anche adesso degli eventi che ricordano un po' e fanno rivivere un po' i temi della spiritualità francescana. C'è il tema dell'accoglienza, il tema come dire, della possibilità di fare anche un'esperienza in un luogo appunto di storia, di spiritualità e di alta formazione. Vorrei concludere questo, come dire, mio intervento dicendo che tutto questo, ed è questo il perché abbiamo dato il nome Symposium a questa accademia, cioè accademia perché appunto gli obiettivi sono quelli di fare alta formazione. Symposium perché si riprende questa esperienza antica del mettersi attorno a un tavolo, del avere sostanzialmente la capacità di dialogare all'interno di un contesto che è quello proprio del pranzo, della cena, del mettersi attorno, del gustare e degustare cibi e bevande che possono aiutare anche la conversazione e la capacità di appunto di condividere. Ecco, questa idea dell'Accademia Symposium, io ci tengo sempre a dirlo, non è nata da un'idea mia, ma è nata da un incontro di persone. Un incontro di persone che desiderose di fare, di portare, come dire, in Franciacorta questa esperienza di formazione e soprattutto di accostamento dei giovani perché possano entrare nel mondo del lavoro con le competenze necessarie e con la debita anche passione, ci siamo trovati, ci siamo messi davvero attorno a un tavolo e abbiamo, ognuno ha messo le sue capacità, le sue iniziative, esperienze su questo tavolo. Questo è per dire che, ecco, è un'esperienza vera anche di fraternità, ci tengo a dirlo, mi piace, e io ringrazio quindi voi che mi avete dato la possibilità in questo spazio di poterne ancora parlare. L'invito a venire a visitarci, perché come si diceva all'inizio, come diceva Luca Riva all'inizio, il posto è fantastico, già si impone come posto davvero molto bello, si respira anche appunto la spiritualità e la bellezza da questo posto, e perché no anche di mettersi a tavola e di fare Symposium vero, cioè non solo dal punto di vista simbolico. Io vi ringrazio tanto, ringrazio soprattutto, ci tengo anche qui a farlo, professor Archetti, perché da subito ha creduto nel nostro progetto formativo e fa parte anche del nostro comitato scientifico, quindi lo ringrazio davvero per questa, ecco, per questo supporto che sentiamo e di cui abbiamo tanto bisogno. Grazie a tutti, ripasso la parola al conduttore Luca Riva. Grazie, grazie infinite. Io innanzitutto accolgo immediatamente l'invito a venirla a trovare compatibilmente con i suoi impegni per poter, diciamo, allargare le immagini attraverso l'audio e il video che la nostra emittente come Radio Bruno vorrà e potrà fare per dare voce ad una realtà così splendida del territorio franciacortino e non solo. Quindi veramente grazie di cuore a Luigi Cavagna, rettore dell'Accademia Symposium, che andremo a trovare molto presto, mi auguro. Ecco, una piccola comunicazione di servizio: non è collegato ancora con noi Claudio Volandrini, consigliere provinciale di Bergamo, perché ha avuto un infortunio fisico, auguriamoci ovviamente nulla di grave, vedrà se riuscirà a collegarsi nel corso di questa oretta ancora che trascorreremo insieme, altrimenti comunque lo giustifichiamo per questo piccolo infortunio, ovviamente, che avrebbe preferito rimanere qua con noi, immagino, piuttosto che andare a farsi curare. Ad ogni modo, noi andiamo avanti perché il tema, i temi sono tanti e credo che snocciolarli in un'ora sia davvero difficile, perché è un territorio, quello della Franciacorta, più volte l'abbiamo detto, che può offrire tanto, ma è fondamentale che abbia un coordinamento sulle bellezze
bellezze che depone, sicuramente l'aspetto enoturistico, enogastronomico e la cultura hanno un valore aggiunto, però il tema della formazione è altrettanto importante. Qui andiamo al collegamento che vorrei avere con il professor Gabriele Archetti, presidente di Fondazione Cosceme. Fondamentale, non si può più essere improvvisati a fare nulla, ecco, mi sento di dire, e quindi l'aspetto di avere una struttura come Symposium, così come altre realtà, potrà permetterci, ci servirà per avere, come ripeto, un futuro programmato con le forze di un territorio che sono ovviamente davanti a tutti noi. E le cedo con piacere la parola, professore. Grazie, grazie Luca delle parole, grazie dell'introduzione, grazie anche a padre Luigi per quello che ha detto e per la prospettiva che a lui ha indicato e verso la quale mi trovo molto in sintonia e che ho condiviso fin dall'inizio, anche perché da alcuni anni è un percorso di ricerca che parallelamente agli studi normali di storia medievale che conduco accompagno queste ricerche anche in relazione al cibo e alla cultura. Però vorrei dire due o tre cose, perché a un certo momento il cibo è entrato nella mia vita, no? Cioè il cibo c'è nella vita di tutti, perché altrimenti non saremmo qui a raccontarlo, questo è evidente. No, è una cosa molto strana, io mi sono sempre chiesto, mi occupo della storia del monachesimo, in particolare così nel lungo periodo, quindi nel millennio medievale e anche un po' oltre, perché mi piace questo percorso, in qualche modo, anche se in maniera diversa, entrano anche i francescani. E la cosa che mi ha colpito è perché nel caso della biografia di Benedetto di Aniane, Benedetto di Aniane è il secondo grande riformatore del monachesimo benedettino in Europa, cioè con Benedetto di Aniane siamo nel IX secolo, tutti i monasteri del mondo carolingio diventano benedettini e lui impone insieme a Ludovico il Pio la regola benedettina a tutto l'impero, quindi una figura di grande valore. Cioè, il biografo racconta che prima di approdare alla regola di San Benedetto, lui aveva fatto molte esperienze, quindi aveva provato le varie forme, le varie regole che circolavano in Europa in quel momento e poi lui capì che quella benedettina era quella più, come dire, più coerente, più omogenea. Ma nella biografia mi ha colpito molto il fatto che lui conducesse insieme ai suoi fratelli una vita molto ascetica, molto, come dire, dedita alla fatica, al lavoro, alle rinunce del cibo, delle bevande, del vino. E poi, mentre, come dire, racconta il biografo, mentre i suoi fratelli lavoravano nei campi sotto il sole a spaccarsi la schiena, eccetera, lui a tempo perso scriveva un libro di cucina per i suoi fratelli. E questa idea, questo, dico, ma questo che rinuncia al cibo, a un certo momento scrive un libro di cucina. Ma perché scrive un libro di cucina? E poi la risposta era molto semplice. La risposta è che il cibo, nella mentalità antica, nella mentalità medievale, ma anche nella nostra, il cibo è la prima medicina per il benessere, per la salute di qualunque persona. E quindi scrivere un libro di cucina non era scrivere semplicemente per divertissement qualcosa che faceva piacere o che si... No, era semplicemente studiare il percorso attraverso il quale quella vita ascetica che i monaci conducevano, grazie al cibo, poteva essere condotta nella maniera più perfetta. In altre parole, il cibo è uno strumento che accompagna la vita di chiunque nella maniera strategica più interessante. Quindi al di là dell'approccio edonistico, potremmo dire, o dell'approccio un po' giornalistico, dell'approccio un po', come dire, da talk show che vediamo, in realtà il cibo è strutturalmente presente nella nostra vita non solo perché senza cibo non viviamo, ma perché la scelta di una alimentazione adeguata, al di là della tipologia di condotta che possiamo avere o di professione, se io sono un atleta, se sono un muratore, se sono un vignaiolo, se sono uno studioso, il tipo di cibo che io introduco nel mio corpo può aiutare o agevolare in maniera molto adeguata la professione che faccio. I monaci dicevano, se tu come dire, ti appesantisci troppo a tavola e poi vai in chiesa, è più facile che al posto di pregare tu ti addormenti. E quindi al posto di pregare e di elevare le a Dio, metti dei ragli che, come dire, svegliano Dio in questo senso. E da questo punto di vista, quindi, occuparsi del cibo, anche dal punto di vista religioso, anche dal punto di vista cristiano, non solo è importante, ma è un modo per trasformare il nostro impegno, come dire, professionale in una modalità concreta con cui la sostenibilità della nostra vita diventa reale.
Quindi questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa è che, e torno ancora a Padre Cavagna e poi arriverò al Presidente Bresciannini, è che i luoghi fanno le cose. Non è un caso se in quel posto straordinario che ha ricordato Padre Cavagna, che a un certo momento nell'Ottocento diventa anche la sede di uno di quei fondatori che è Ludovico Pavoni, che in quella prospettiva che Padre Cavagna ha ricordato adesso, cioè di unire la dimensione teorica e la dimensione pratica, accompagnare questi, allora erano i ragazzi più svantaggiati, ma accompagnare quei ragazzi a far sì che avessero uno sviluppo, una presenza nella vita. Ma qual è la cosa che voglio dire, e che così mi fa piacere che c'è Padre Cavagna, qual è il fondo che sta a questo percorso formativo? È la formazione monastica, ora et labora, dove la preghiera, noi la intendiamo adesso come preghiera, andiamo in chiesa e basta. No, nella dimensione monastica la preghiera è la professione dei monaci. Quindi potremmo tradurre come, se usiamo una cosa tra 8 e 900, art and craft. Cioè utilizziamo l'artigianato come la professione artigianale, quindi le competenze artigianali, come una dimensione, come dire, strutturale nella qualificazione professionale di ciascuno nella vita. Scusatemi, non è una cosa da poco. Vuol dire che noi prendiamo le dimensioni storiche e le traduciamo in un processo di approfondimento che è strutturale. Allora, i medievali userebbero la parola ars et labor, dove nella scuola di Padre Cavagna o nella scuola di Padre di Ludovico Pavoni o di Pia Marta o di Don Bosco o dei monaci medievali o di Santa Giulia, potremmo dire, quindi Luca, ricordati, ars et labor, arte e lavoro, dove l'arte non è dipingere, ma è l'artigianato, è la professione di ciascuno. E la distinzione è che se serve un ars, vuol dire che io la posso apprendere attraverso un insegnamento. Il lavoro è scopare il refettorio. È una cosa che chiunque attraverso una semplice attività pratica può esercitare. Quindi i luoghi fanno le cose vuol dire che se a Saiano, in quel posto dove sta Padre Cavagna, non oggi, non in questo momento perché sta a Brescia, ma là sopra, riesce a replicare quell'esperienza che prima i frati e poi i ragazzi di Ludovico Pavoni e adesso i suoi studenti stanno realizzando, ha fatto un miracolo molto interessante, che è quello di trasformare un luogo e ridare identità e vita a un luogo secondo le radici profonde che danno senso a quel luogo. E quindi in questo è veramente un atto di vita e mi trovo pienamente, come dire, in sintonia con questo percorso, che è un percorso che deve accompagnare anche le attività all'esterno di quel percorso formativo. L'altra cosa che voglio dire è il MUDI, Museo Diffuso della Francia Corta. E ancora una volta vorrei fare in modo che le cose che già ci sono, Presidente Bresciannini, noi abbiamo già tante cose, dobbiamo solo prenderle e fare un po' come fa Padre Cavagna, renderle note e far sì che diventino elementi significativi per noi. Dico due cose: la Francia Corta è nota, lo diceva prima l'assessore Rolfi, è nota per il vino e per, adesso so che non devo usare questa parola, le bollicine, però le bollicine hanno un nome, hanno una tradizione e hanno un disciplinare che è importante. Ora, nella tradizione della Francia Corta, lo raccontiamo un pochino anche nella rivista che ci dirà poi Nicola Rocchi, il vino con le bollicine lo facevano anche in antico, era diverso da quello di adesso, però vuol dire che in fondo c'è una tradizione di cultura molto interessante che, se viene recuperata, non fa altro che radicarsi profondamente in una storia che già esiste. E quindi quella storia non è una storia inutile, ma è una storia che ha una continuità e non può che crescere in maniera positiva, con un futuro che è robusto. Pensiamo al formaggio. Noi siamo parmigiano reggiano, grana padano, eccetera. Formaticus, ancora occasius, sono parole che vengono dal latino. Ma formaticus è un termine che ha una radice profondamente latina, da forma. Ma perché? Perché nell'età carolingia, e lo sappiamo dalle carte bresciane, ancora una volta, le carte di Santa Giulia, si distingue tra le misure di formaggio che sono calcolate per la loro forma e il peso standard e i numeri, il peso, come dire, le libbre che avevano il peso dei formaggi che erano più teneri. Come a dire che anche in questo caso l'uso del formaggio è la descrizione di un prodotto che è entrato a far parte di una cultura a tal punto che è diventato un elemento fiscale. Cioè tu non dai tanti chili di formaggio, ma dai tante misure di formaggio, tanti pezzi di formaggio. Perché? Perché quella è una misura standard
e diventa una misura standard quando il formaggio acquista una sua dimensione all'interno di un contesto culturale. Chiudo perché la chiacchierata è lunga, ancora abbiamo aggiungendo solo una cosa. In tutto questo io vedo, non perché faccio lo storico, ma una dimensione molto medievale. È una dimensione medievale che può essere e deve essere molto attuale, più di altri contesti, vorrei dire più dell'età antica, più dell'età romana. Perché? Perché se c'è un'età che ha sempre considerato la vita come una dimensione integrale, quella è quella medievale. Cioè, nell'età medievale l'idea della vita, e quindi l'idea del cibo, non è un'idea che è, come dire, vede l'uomo separato, scisso in qualche misura, ma vede in qualche misura il fatto che la dimensione scientifica e la dimensione spirituale o intellettuale non possono essere separate, perché se noi le separiamo è come se noi avessimo un ingegnere che studia solo il tondino. È una cosa bellissima, ma se non è in grado poi di applicare il tondino a delle forme concrete di vita o di applicazioni industriali, la sua intelligenza è sprecata, come anche se si occupasse solo di trascrivere un libro senza far sì che quel libro poi venga letto da qualcun altro. Quindi c'è una dimensione che è l'espressione completa della nostra personalità e deve essere un po' unita. Il lavoro che cerchiamo di fare all'interno della Fondazione Cogeme, unendo le parti industriali, la parte ingegneristica, la parte economica, ha una dimensione come quella di oggi, dove cerchiamo di comunicare attraverso la cultura quelle forme che hanno senso quando diventano parte comune di una cultura che è quella più larga, quella più ampia. Quindi il senso che vorrei trarre da queste conversazioni è sostanzialmente questo. Noi, e quindi in preparandoci anche a, come dire, a Brescia e Bergamo, capitali della cultura, no? È che noi ci siamo nella misura in cui siamo in grado di dare continuità e vita alle radici per le quali noi siamo qui. Cioè noi veniamo tutti e la storia come il papà e la mamma sta prima di noi, non ce lo possiamo inventare. Però se noi li riconosciamo vuol dire che io so perché i miei capelli sono bianchi, perché padre Cavagna, come dire, ha la barba, io non ce l'ho di meno. Ecco, cioè, riusciamo a capire queste cose e nel momento in cui le accettiamo, la nostra vita prende un orientamento più facile. L'ultima cosa che voglio dire, e la lancio al presidente Brescianini, veramente poi smetto, è legata al fatto che oggi una delle preoccupazioni che abbiamo anche dal punto di vista turistico è di riuscire a vendere o comunicare un prodotto che sia, dal punto di vista del disciplinare, abbastanza bloccato. Bene, questo risponde a dei criteri, diciamo così, di controllo, cioè che sono opportuni. Però non dimentichiamo una cosa: i prodotti, le cose che facciamo, il vino che produciamo, il pane che facciamo o il formaggio che facciamo, hanno senso perché si accompagnano alla nostra vita e i nostri gusti nel corso del tempo possono cambiare. E quindi è giusto quello che ci dirà dopo Brescianini quando dirà che nel Franciacorta ci sono determinati vini, ma oggi abbiamo pensato di aggiungere anche l'erbamat, perché in questa maniera noi recuperiamo una dimensione storica che è un elemento di unicità per questo territorio. Quindi vuol dire che, avendo fatto il disciplinare per il Franciacorta non è morto, ma continua a vivere attraverso un percorso di crescita, e questo, scusatemi, questa è la scienza. Questa è la comunità che cammina. Quindi direi questo, uniamo la dimensione, come dire, scientifica e la dimensione culturale. In questo modo l'esperienza di civiltà di un territorio non può che crescere. Quindi Luca, andiamo avanti su questa strada. Non importa se non ci sono tanti soldi, però ci saranno tante idee e tante persone che continueranno a credere nel loro futuro. Facendo così, io credo che possiamo guardare con speranza quello che c'è davanti. E l'idea di sostenibilità è un'idea vera. Non è un'idea che cambiamo. Quest'anno c'è la moda della sostenibilità. L'anno prossimo, che ne so, dell'industria 5.0, oppure dell'economia circolare. No, noi la facciamo concretamente, perché crediamo in quello che facciamo. Vi ringrazio. No, grazie, grazie a te Presidente, sempre per le belle parole che ci stimolano, almeno mi stimolano tantissimo e mi aprono tantissime possibilità, ma ovviamente non spetta a me prenderle, ma girarle bensì agli ospiti. Sicuramente delle cose interessanti che il Presidente, il Professore Gabriele Archetti, Presidente di Fondazione Cogeme, è occorre unire le forze. Credo che in questo momento specifico storico, a sensazione, mi sembra che questa volontà non sia solo una volontà, ma un aspetto concreto. Dobbiamo renderlo ulteriormente concreto per sfruttarne appieno le possibilità. Diciamo che
in più occasioni la Franciacorta sicuramente è stata tenuta in piedi, utilizzatemi un termine poco bello, dal consorzio del Franciacorta attraverso naturalmente le bollicine, attraverso il vino, però dimenticando probabilmente che dietro questa meravigliosa iniziativa o serie di iniziative e di prodotti c'era e c'è un territorio che può offrire qualcosa di stupendo. Grazie al consorzio Tutela del Franciacorta abbiamo conosciuto il mondo e adesso il consorzio in qualche maniera deve sostenere questo percorso per portare il mondo in Franciacorta, un po' al senso contrario, una grande responsabilità da un lato, dall'altra però una bella possibilità per tutti, ed è per quello che ora cedo con piacere la parola al presidente Silvano Brescianini, che sicuramente al di là di quello che voleva dire, stimoli arrivati dal professor Archetti ce ne sono tanti, anche dagli altri ospiti. Sì, buongiorno. Posso cominciare con una provocazione, visto che il professor Archetti parlava di formaggi e di storia, il tema di oggi è il modello diffuso. Magari poi il padre Luigi vuole affrontare un'altra sfida impossibile, tanto lui so che ha tempo e forza e energia e soprattutto è ben accompagnato. Ci sarebbe sempre da recuperare le casere a Brescia, farci il museo del formaggio, tra le varie eventuali, ecco, non c'entra nulla col vino, però insomma quella veramente ogni volta che passo davanti mi piange il cuore, per cui padre Luigi so che hai tanto tempo libero, per cui organizzo un altro miracolo e quella è una cosa da fare. Anche i caselli del pane una volta, però ce lo fa da casera che vedrai che è già un bel pezzo. Allora, ma sì, prima mi sono segnato, Padre Luigi appunto diceva, la realizzazione di un sogno. Ecco, io credo che potremmo definire la realizzazione di un sogno la Franciacorta come la conosciamo oggi. Perché se è vero, come giustamente il professor Archetti dice, insegna e per fortuna scrive anche, vorrei ricordare che abbiamo proprio, siamo andati in edicola recentemente e lo stesso professore sta aggiornando questo lavoro che era sul XV secolo, ma credo che sta già lavorando, ma ha promesso da Longobardi in poi, per cui giusto professore, mi raccomando, ricordati che c'è da fare anche la puntata precedente, per ora, poi lavoreremo le altre. Però questo della Franciacorta è veramente la realizzazione di un sogno che 25 anni fa non era neanche un sogno, era l'utopia. E vi dico questa mia esperienza perché c'ero, l'ho vissuta di prima persona. Quando io sono entrato nel consiglio del consorzio, il consorzio è fatto l'anno scorso 30 anni, è stato fondato nel 1990. Mentre la DOC del 67, per dare un po' di numeri, quindi ha 54 anni, e la prima bottiglia di Franciacorta, come la conosciamo oggi, è stata prodotta nel 61, quindi 60 anni fa, dall'enologo Franco Zigliani con Guido Barrucchi. Quindi per dire un po' i numeri. Certo che si facevano vini mordaci già nel 1500, però diciamo la Franciacorta come la conosciamo oggi è abbastanza recente. È talmente recente che quando io entrai nel consorzio, credo nel 94, io mi ricordo che ero al tavolo con persone che io ascoltavo e ammiravo con massima attenzione, ma ogni tanto pensavo, ma queste cose sono fuori di testa. Perché vi dico qual era lo scenario di allora. Lo scenario di allora era che per numeri di produzione di bottiglie riferita ai vini, diciamo, con le bollicine, diciamo così, la Franciacorta era la terza in Italia. Davanti a noi c'erano il Trento DOC, il Trento, il Trentino e l'Oltrapò Pavese. Quei signori al tavolo, quindi i consiglieri di allora, che per fortuna molti sono consiglieri ancora oggi o comunque sono produttori di riferimento ancora oggi, prospettavano una Franciacorta che sarebbe diventata leader per quantità, per qualità e per valore, perché uno solo dei tre era poco, quindi cioè, bisogna fare cose, bisogna fare veramente sfide veramente ambiziose. Ora, noi i dati del 2019, perché diciamo che 2020 col Covid, usiamo i dati del 2019, ci dicono che la Franciacorta, dal punto di vista del numero delle bottiglie, ha più che doppiato il Trentino. Okay. Dal punto di vista dei riconoscimenti intesi come premi delle guide più conosciute, siamo comunque avanti, quindi siamo anche dei leader. E dal punto di vista del prezzo a scaffale, anche lì siamo lì. Quindi la follia di queste persone che prefiguravano questo 25-30 anni fa si sta realizzando.
E questo è tanto incredibile, perché io stesso che ero presente dicevo, bah, boh, forse ce la faremo, questi qua sono fuori di testa. Al punto tale che oggi ci sono generazioni di consumatori, ma anche di produttori di 20 o 30 anni, che evidentemente per questioni anagrafiche questo pezzo di storia non l'hanno vissuto e poco lo ricordano, che addirittura ignorano il nostro passato recente, e su questo sicuramente anche come consorzio, appena sarà possibile, per fortuna stiamo tornando a una quasi normalità, utilizzare anche i nostri spazi, andremo a fare parecchi incontri per parlare di questo. Però davvero, il luogo è fondamentale, noi abbiamo un territorio che è un fazzoletto di terra baciato dal Signore, quindi per questo dobbiamo chiaramente ringraziare. Però viviamo in un paese, che è appunto l'Italia, dove bei posti, collinari, col lago, con le montagne, col mare, isole, che hanno grande storia di vino. Provate a pensare a un paese chiamato Enotria, okay? Non so, professore, Lipari, cioè, tutta l'antica Grecia, i Fenici, i Romani. Cioè, non è che in Italia manchino i luoghi dove ci sia una tradizione di vino importante, una storia e anche luoghi di bellezza. Agrigento, una valle di Templi, anche lì fanno vino. Non è che gli manchi la storia o la bellezza. A questo punto dobbiamo notare come, ed è giusto riconoscere a chi ha lavorato prima di noi per arrivare fin qui oggi, quindi anche a chi mi ha preceduto, evidentemente come ruolo di presidente del consorzio, le persone c'erano i presupposti, ma le persone hanno lavorato accettando e presentando sfide difficilissime, perché mettiamoci il cuore in pace. Quello che noi dobbiamo fare, anche nelle cose che sembrano banali, sono cose sempre più difficili, si lavora sempre più in dettaglio, sempre più col disciplinare, con le regole che diceva prima il professor Archetti. Noi credo che, a parte il Prosecco, che è un caso a parte ben noto, non ci sono altri territori che hanno fatto modifiche del disciplinare, ovvero delle regole di produzione, con la fragranza che ha fatto il consorzio Franciacorta. E mentre vi sto parlando, noi abbiamo già presentato in Regione e al Ministero, perché questo è l'iter, tutta un'altra serie di modifiche che andranno ulteriormente a modificare, perché evidentemente tutto il lavoro che facciamo è perfettibile, quindi abbiamo il dovere di lavorare per migliorarlo. Questo cosa ha portato? Ha portato a far sì che, se vi dico un'esperienza di un'ora fa, io vi parlo dell'ufficio della cantina dove lavoro, in Franciacorta, e mentre entravo c'era un gruppo di turisti che sta facendo una visita, e adesso che possiamo finalmente utilizzare anche gli spazi interni per la degustazione, noi siamo prenotati questa settimana, la prossima, tutti gli spazi che abbiamo, chiaramente sono ridotti per le distanze, per il discorso del Covid, però siamo full booked, cioè ci sono 4-3 persone e mezzo che lavorano per l'accoglienza e per l'enoturismo, va bene, e noi abbiamo l'agenda piena e stiamo invitando gli amici, gli ospiti che ci chiamano anche a visitare colleghi vicino, ma anche loro sono pieni perché c'è una richiesta pazzesca. E vi assicuro che se ci fossimo trovati 30 anni fa a parlare di enoturismo in Franciacorta, ci avrebbero preso veramente per dei folli. Ma l'enoturismo oggi significa non solo accogliere l'ospite, parlare dello sciabolo del pino nero, del metodo dei lieviti, della spaccatura, eccetera, eccetera, ma inevitabilmente raccontare la bellezza e quindi la storia di questo territorio. Ed è fondamentale ed è importantissimo tutto il lavoro dell'Accademia, del professor Archetti, di chi fa dei bellissimi articoli come quelli di cui parlerò dopo, Rocco e Suabi. Questo però significa una sfida molto difficile, creare consapevolezza e cultura, e questo non è semplicissimo. Il professor Archetti e il padre Luigi, che sono molto docente, sanno molto bene quanto questo sia difficile. Però dobbiamo essere al tempo stesso consapevoli di essere fortunati. Siamo fortunati
di poter vivere in un territorio molto bello, in un territorio della grande storia, un territorio dei Favini che oggi sono presenti un po' in tutto il mondo e la notorietà del nostro lavoro, del nostro territorio è sempre più premiata. Altre sfide importanti abbiamo sul tavolo, nel consorzio abbiamo grandi lavori di ricerca. Siamo partiti dalla mappatura in digitale del catasto napoleonico, un documento del 1805, che oggi è il punto di partenza per diventare lo studio della mappa aggiornata dei territori e suoli della Franciacorta, e va da sé che studiare i territori e i suoli è un lavoro dal punto di vista della zonazione geologico, che anche quello stiamo avviando, collegato anche alla biodiversità, ma anche della storia, perché quel posto ha quel nome e già 200 anni fa aveva quel nome. Quindi c'è tanto quel lavoro da fare che veramente... pochi territori come Franciacorta hanno l'ambizione, forse per certi aspetti la follia, di investire così tanto anche dal punto di vista economico per fare questo tipo di ricerche. Chiudo con un riferimento al percorso di lavoro, che è stata una pubblicazione scientifica uscita l'anno scorso, professor Archetti, qui la biodiversità non è una moda. La pubblicazione è fatta l'anno scorso all'Università di Brescia con Milano, e la pubblicazione scientifica che analizza proprio la vita del sottosuolo, misurando del suolo franciacortino, misurando appunto gli antropodi, le forme di vita in diverse condizioni per vedere le differenze, è una pubblicazione scientifica. Lo studio è stato fatto dal 2014 al 2019 per 5 anni. Pensate che i californiani con l'Università di Davis hanno fatto qualcosa di simile, ma sono partiti nel 2016, quindi noi ogni tanto italiani dovremmo essere orgogliosi che siamo partiti. Il papà di questa squadra, che è una squadra di lavoro, ma un revotese, che si chiama Pierluigi Donna, per cui devo assolutamente citarlo, ringraziarlo ancora per la sua generosità. Ma questo è uno studio finito, ma ce ne sono altri, almeno 3, con cui stiamo collaborando con Milano e col sistema di agricoli sostenibili di Brescia, per andare a meglio conoscere il nostro suolo, la biodiversità e la sostenibilità, che in Franciacorta per fortuna non è una moda, ma è sempre di più in tutti noi. Quindi la Franciacorta come territorio dove si mangia e si beve bene, ma che è un museo diffuso e che ovviamente invitiamo a venirci a visitare e a trovare. Grazie. Grazie Presidente, è sempre bello ascoltarla, e diciamo che mi sono venute, prima di cedere la parola al prossimo relatore, parecchie idee, ma le limito velocemente a quello che è stato un percorso legato a questo ciclo di incontri, ad una conoscenza sommaria che ho degli ultimi mesi della Franciacorta, ma da quello che ho percepito, secondo me urgentemente sono 3 cose che bisogna fare, al di là di tutto quello che meraviglioso avete già riportato, e non posso che essere d'accordo con voi. Lo diceva bene, va tracciata la Franciacorta, credo che sia fondamentale da ogni aspetto. Il tema dell'ospitalità è un problema, anche perché la Franciacorta non la viviamo in un giorno solo, e quindi ovviamente oggi l'ospitalità manca, e non possiamo permettere che poi vadano a dormire a Bergamo, con tutto il rispetto per Bergamo, che comunque rientra ovviamente a pieno titolo sul nostro percorso. E mi permetterete di dire, per chiudere, il coordinamento è fondamentale, avere una regia che possa essere veramente una regia unica di tante esperienze, di tante qualità che abbiamo dimostrato, che avete dimostrato di avere sul vostro territorio, però sicuramente il coordinamento è un tema altrettanto importante per non disperdere le energie di una Franciacorta che può davvero fare invidia a chiunque. E già lo diceva bene, però bisogna sentirsi fortunati nella vita, e credo che il Presidente l'abbia ben dimostrato, chi l'avrebbe mai detto pochi anni fa. C'è un buco storico importante, ecco, visto che comunque il professor Archetti è attento alla storia, mi sento di dire che, diciamo, che cose belle sono state fatte molti anni fa, negli ultimi anni altrettanti, però c'è un buco storico, bisogna indagare bene su quello che non è stato fatto per troppo tempo. E quindi grazie a te Presidente invece per quello che stai cercando di recuperare con la tua di regia, credo che sia davvero fondamentale. Bando alle ciance del conduttore, andiamo invece a sentire con piacere Nicola Rocchi, direttore della rivista B, me la sono sfogliata, guardata, un po' anche mangiata, ma fino a un certo punto, la rivista di questo mese, poiché l'abbiamo raccontata in precedenza,
tanto spazio dedicato alla Franciacorta a vostro modo, e quindi vorrei che ci portassi ancora qualche stimolo sulla lettura di questa, che è una rivista che non scade, perché, come ripeto, possiamo tenerla nella nostra libreria, ogni tanto andare a prenderla e dire oggi vado lì. Prego. Grazie, grazie mille Luca. Io faccio un breve intervento, anche perché qui sono davvero un ospite tra persone che di questo territorio, che questo territorio conoscono molto più bene di me. Però voglio sottolineare soprattutto che la relazione fra tradizioni agricole, cultura e turismo di cui parlate oggi è ben presente a chi lavora alla nostra rivista. Ormai da molto tempo riserviamo in ogni numero un'attenzione particolare alla cultura enogastronomica del nostro territorio. Lasciatemi ricordare che già nel lontano 1999 pubblicammo uno speciale monografico su sapori e storie della cucina bresciana, che ebbe un discreto successo, forse perché eravamo anche un po' all'inizio di quella che poi sarebbe diventata una valanga inarrestabile di alterna qualità di pubblicazioni, articoli, iniziative dedicate alla gastronomia e ai prodotti tipici. E allora si delineava la strategia che poi abbiamo sempre seguito, non proporre un elenco telefonico o da guida turistica di prodotti, produttori, trattorie o ristoranti, ma piuttosto una selezione legata di volta in volta alla curiosità e ai gusti personali del singolo autore, che in genere è o un esperto o un curioso particolarmente attento a questi temi. E poi abbiamo cercato di porre attenzione alla cultura del cibo, alle componenti storiche e antropologiche che portano al radicamento su un territorio di una certa ricetta, alla coltivazione o all'utilizzo di determinati prodotti. E dall'altro lato anche alle storie, alle esperienze personali, alle vite che ci sono dietro una buona etichetta o un piatto ben cucinato. Ecco, AB, lo ricordo per chi non, magari non fosse stato collegato negli incontri precedenti, è una rivista della Grafo Edizioni, è un trimestrale, in ogni numero dedica un itinerario ampio a una porzione di territorio bresciano o degli immediati dintorni, cercando di raccontarne diversi aspetti, appunto da quelli storico-artistici a quelli enogastronomici. Siamo ormai con questo numero al numero 146, dei vini in particolare della Franciacorta. Abbiamo parlato in diversi numeri di AB, sia per descrivere il prodotto e le sue caratteristiche, sia per raccontare le cantine più importanti che hanno fatto la storia di questo vino, come racconta proprio Silvano Brescianini in un'intervista che pubblichiamo in questo numero sul consorzio, sui suoi 30 anni di costante ricerca e innovazione fatta di lavoro per la sostenibilità, la biodiversità, di ricerca scientifica, che sono un tema molto interessante che giustamente Brescianini ha toccato anche prima, e anche di impegno culturale con quest'ultimo libro che è stato appena pubblicato del professor Archetti. Questo numero di AB è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Cogeme, che ringrazio ancora per l'apporto fondamentale che ha dato al nostro lavoro. Propone un nuovo viaggio in Franciacorta, perché è vero che la rivista non scade, è consultabile anche negli anni, però ogni tanto c'è bisogno di fare qualche aggiornamento sui territori. E questo aggiornamento è proposto in forma divulgativa, accompagnato da molte fotografie, come è un po' tradizione della rivista. E da un lato c'è il resoconto di alcune acquisizioni recenti della ricerca storico-artistica, dall'altro un quadro delle iniziative attuali, un quadro, l'obiettivo puntato sull'impegno di enti pubblici, di comuni, di fondazioni per una crescita fondata sulle radici storiche di questo territorio e attenta nello stesso tempo alle nuove esigenze di sostenibilità ambientale. In questo contesto anche la produzione vinicola è raccontata su due fronti. Da un lato, grazie alle conoscenze ampie del professor Archetti, c'è un approfondimento, naturalmente rimando poi alle molte cose che il professore ha già scritto sul tema, compreso questo libro sulle origini del Franciacorta nel Rinascimento italiano. Qui si va un po' prima e si parla del legame storico
tra le terre di Franciacorta e le produzioni vinicole, mostrando come questo legame è data fin dall'età longobarda, quando le monache dell'abbazia bresciana di Santa Giulia impiantarono proprio qui le loro vigne migliori. E dall'altro lato c'è appunto l'attualità, e come ho ricordato il punto sul Consorzio Franciacorta e i 30 anni di attività appena superati, e un articolo di un nostro collaboratore, Carlos McCadden, che in questa occasione suggerisce un percorso tra alcune cantine di dimensioni più piccole, più contenute, realtà forse meno note di una terra animata da competenza e passione, di cui, come dicevo, in altre occasioni abbiamo presentato i rappresentanti più significativi. E naturalmente nella rivista c'è molto altro, si tratta di un itinerario di oltre 50 pagine, e faccio scorrere molto velocemente, mescolando passato e presente, alcuni capitoli dell'indice, nei quali ritroviamo anche alcuni temi di cui avete parlato negli incontri precedenti, gli affreschi della chiesa di Sant'Eufemia Nigoline, la ricostruzione di come fosse la decorazione della cappella dei frati serviti dell'Annunciata di Rovato, demolita a metà del Seicento, la fondazione Vittorio e Mariella Moretti, che nel Monte Orfano promuove con molte iniziative l'identità culturale della Franciacorta, e la convenzione del Monte Orfano, siglata nell'ottica della salvaguardia del prezioso patrimonio ambientale del monte, i palazzi storici, le ville di Castegnato, il monastero di Rodengo Saiano e il peso che Giovanni Battista Montini ebbe nella sua rinascita novecentesca, l'impegno di Antonio De Matola a Ome, un impegno anche questo un po' con un segno un po' monastico, come ha ricordato anche il professor Archetti in un incontro alla rassegna della microeditoria, per la preservazione delle specie vegetali a rischio di estinzione con i suoi orti botanici di Ome. E naturalmente è presente, lo ricordo, anche un articolo sull'Accademia Symposium, un'intervista in cui padre Luigi Cavagna chiarisce bene questo intento di riattivare la presenza francescana in Franciacorta con una scuola agricola che ha di fatto, come è stato ricordato, raccolto e portato a termine il sogno di Lodovico Pavoni. Ed è anche poi un esempio, direi, di redazione ottimale fra cultura, territorio e tradizione agricola, con la sua scuola moderna e di alta formazione, collocata in un convento che ha origini cinquecentesche. E un articolo riguarda il progetto della ciclovia Bergamo-Brescia, che nel 2023 dovrebbe unire le due città capitali della cultura attraverso un percorso che attraverserà in gran parte proprio la Franciacorta. E beh, proprio in vista del 2023 concludo con la speranza che sia davvero possibile, come si dice spesso, come è stato un po' accennato anche oggi, come però non sempre accade, anche in questa occasione fare rete, cioè creare simposi, per citare padre Cavagna, per unire più forze in grado di amplificare il valore di queste due province. La nostra rivista, con l'esperienza che ha maturato in molti anni, ci sarà senz'altro ed è disponibile a nuove collaborazioni che, come questa molto fruttuosa con Fondazione Cogeme, consentano di dare continuità e vita alle nostre radici, come ha detto bene il professor Archetti, e di raccontare e di continuare a raccontare un territorio in modo nello stesso tempo piacevole e non superficiale. Vi ringrazio. Grazie direttore, sei stato bravissimo, sei stato anche fortunato che l'ho comprata prima la rivista, perché me l'hai raccontata tutta adesso e quindi insomma non l'avrei più comprata, perché hai fatto veramente un resoconto meraviglioso, a parte le battute. Andiamo a questo punto con i ringraziamenti, anche perché siamo nei tempi in verità, ma non c'è il tempo sostanzialmente di fare un secondo giro. Farei concludere ovviamente il presidente Archetti, perché l'ultimo degli appuntamenti organizzati di questo museo diffuso della Franciacorta
in preparazione di Brescia e Bergamo, capitale della cultura. Ovviamente presumo che ci sarà la possibilità di avere una seconda versione di questo ciclo di incontri, magari più in là, proprio per coinvolgere ancora ulteriori persone. Però per potervi far capire a quante persone facciamo riferimento, a quante realtà sono state coinvolte, io, se mi permettete, velocemente andrei a scorrere chi ha lavorato a questo progetto: dalla segreteria scientifica Francesca Stropa e Laura Del Bono, Michela Scalvenzi ovviamente per la parte organizzativa, un grazie particolare a Carlo Piantoni per la parte tecnica fondamentale, ovviamente il professor Gabriele Archetti, ma però le realtà sono state davvero tante, ne coinvolgeremo molte altre: la Regione Lombardia, Comune di Cortefranca, di Rodengo Saiano, Rovato, il Centro Studi Longobardi, la Fondazione Vittorio e Mariella Moretti, la Parrocchia di Nigoline, il Consorzio Tutela del Franciacorta, l'Accademia Symposium, l'Associazione Amici dell'Abbazia di Rodengo, Edizioni Grafo, Brixia Sacra, Museo Pia Marta di Brescia, il Fotostudio Rapuzzi e ancora Provincia di Brescia, Provincia di Bergamo, Fondazione Cariplo, Università Cattolica del Sacro Cuore, il Consorzio Tutela del Franciacorta, Cogeme S.P.A., Acque Bresciane, Associazione Terre della Franciacorta, Fai di Sebino e Franciacorta e l'Associazione per la Storia della Chiesa Bresciana. Ci metto per ultimo anche Radio Bruno, che in questo percorso ovviamente sarà sempre al vostro fianco. Quindi questo vi fa capire in quattro appuntamenti quanta gente abbiamo coinvolto e quanta gente c'è ancora da coinvolgere, quindi davvero vi aspetta un lavoro notevole, professor Archetti. Sì, grazie, proprio solo due parole di ringraziamento agli ospiti e un'aggiunta molto semplice, cioè il lungo elenco che hai fatto non è pleonastico, non è un elenco semplicemente per dire ci sono anche loro, no, sono persone che in qualche misura, in modo diverso, hanno condiviso e condivideranno e fanno con noi questo lavoro. Quindi tutti, io mi sento, come diceva, come spesso ho parlato con il presidente Brescianini, tutti noi abbiamo il nostro piccolo contributo, anche solo una sola goccia che la nostra piccola pianticella di vite la mettiamo tutti i giorni, ma consentirà di irrorare costantemente questa pianticella di ciò che è necessario per la crescita di questa pianticella. E non lo facciamo in maniera isolata. Cioè, vorrei dire, non è che lo sentiamo come facciamo uno sforzo, no, è un'esigenza di fare in modo che il percorso, e in questo ovviamente Fondazione Cogeme, ma l'Università Cattolica, si muovono perché ci sia una comunità che cammina il più possibile senza lasciare indietro nessuno, nel vero senso della parola, crescendo in maniera uniforme. Cioè non possiamo avere un elefante che ha un orecchio troppo lungo o una coda troppo lunga, ma deve essere un animale o un essere che è armonico, perché l'armonia di questo essere vuol dire che esprimiamo il benessere e la civiltà di una comunità che cresce tenendo conto di tutte le sue diversità. In questo, Presidente, ci aiuta la storia, perché sta prima di noi, è un po' il DNA. Una volta che noi la riconosciamo, capiamo anche dove possiamo muoverci e con quanta velocità. Quindi sono d'accordo con il dottor Riva che è un appuntamento importante quello che abbiamo fatto. Bello l'incontro, lasciatevelo dire con affetto, cioè nel senso che sono stato contento della mattinata conclusiva, ma anche molto, molto intensa. Ce ne saranno altre, perché è essenziale che questa nostra comunità, che è la Franciacorta, sia un esempio per gli altri, ma se è un esempio può aiutare gli altri a seguire questo esempio e quindi crescere tutti insieme in Lombardia e nel nostro paese. Grazie a tutti, quindi buon ascolto e ci diamo appuntamento, direi, tutti da Padre Cavagna per la fine dell'anno scolastico. Esatto. Stiamo già prendendo la macchina per arrivare, insomma. Grazie. Basta che lui ci inviti, noi siamo tutti i suoi ospiti. Esatto. Certo, certo, volentieri. Grazie infinite a voi tutti, buon lavoro visto che avete tanto da fare, quindi grazie infinite per la disponibilità e le cose che avete portato e continuerete a portare avanti. A risentirci, grazie, a presto.